Ascolti TV, ottimo esordio di Non è l'arena di Giletti, Fazio arranca, Rosi e Bate domina. Ascolti TV, Non è l'arena di Giletti parte bene, Fabio Fazio arranca, ma a dominare è Rosi Abate. La curiosità per i dati degli ascolti TV di domenica 12 novembre era tanta. Soprattutto perché ieri sera è tornato in pista sulla 7 il defenestrato Rai Massimo Giletti con Non è l'arena, tocche per scelta ben studiata è andato a scontrarsi con Fabio Fazio, al timone di Che tempo che fa su Rai 1. Tuttavia il gran botto lo ha fatto la fiction di Canale 5, Rosi Abate. Che è stato poi il classico duello del pomeriggio festivo, quello che vede contrapposte le sorelle Parodi con Domenica In e Barbara D'Urso con Domenica Live. Insomma, di carne al fuoco e di scontri ce ne sono stati molti. Ma, ironia della sorte, il risultato tanto atteso dei dati Auditel al posto di uscire nella mattinata di lunedì, come di solito avviene, è uscito nel tardo pomeriggio. Motivo? Problemi tecnici dell'azienda di comunicazione che diffonde i dati. Meglio tardi che mai. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio. Domenica 12 novembre, i dati Auditel del Prime Time. Rai 1, con Che tempo che fa, ha conquistato più di 3,5 milioni di spettatori, sceso a 2,5 nella seconda parte, Che tempo che fa il tavolo. Il competitor Mediaset ha invece puntato su Canale 5 su Rosi Abate la serie, che ha interessato la bellezza di quasi 5 milioni di spettatori. Bene anche l'attesissima Non è l'arena di Massimo Giletti, emigrato sulla 7 e comunque capace di catturare l'attenzione di un pubblico di quasi 2 milioni di persone. Su Rai 2 il finale di stagione di Incis 14 è stato visto da poco più di 2 milioni di affezionati a cui è seguito il Gran Premio di Formula 1 del Brasile in differita poco sopra il 1,5 milioni. Bene Italia 1 con Leyen & Show, che hanno fatto registrare l'interesse di oltre 2 milioni di spettatori.